Dal 1 gennaio 2014 cittadini bulgari e rumeni possono accedere liberamente a tutto il mercato del lavoro europeo senza più restrizioni di alcun genere. Una novità importante, ma che nasconde insidie e pericoli. L'ingresso di bulgari e rumeni è senza dubbio un problema gravissimo per il nostro paese. In un mercato del lavoro già paralizzato dalla crisi, una nuova ondata di immigrati bulgari e rumeni peggiorerà drammaticamente la situazione. I nostri disoccupati faticheranno ancora di più a trovare posto di lavoro e in Italia la disoccupazione ha già toccato la cifra record del 12,7%. L'ingresso di migliaia di rumeni e di bulgari avrà poi ripercussioni pesantissime anche sul nostro sistema di welfare e sui servizi sociali, perché, come è già accaduto troppe volte, questa gente avrà diritto a una serie di sussidi e benefici che saranno tolti e negati ai nostri cittadini. E a chi s'ostina dentro l'UE a difendere la libera circolazione dei lavoratori e a dire che il trattato di Schengen non può essere messo in discussione, l'europarlamentare Mara Bizzotto risponde decisa che cambiare si può e si deve. Le cose da fare sono introdurre subito delle quote per limitare l'ingresso di nuovi immigrati nel mercato del lavoro e definire regole più severe per l'accesso al welfare. Per esempio, non si possono offrire cure sanitarie gratis agli immigrati comunitari che non hanno mai lavorato entro i confini nazionali e che non hanno mai pagato un solo euro di contributo. La nostra gente chiede più lavoro e più sicurezza. Noi dobbiamo pensare prima al benessere dei nostri cittadini e non a quello degli ultimi arrivati.